Mister Peppe Maggi, l'hai visto, ci ha provato in quest'ultima giornata, però al di là del risultato si chiude una stagione che è stata come? Ma positiva, adesso c'è un po' di amarezza perché comunque chiudere con una sconfitta così, un pochino, però credo che non sia questa a macchiare un campionato difficile, vissuto da protagonisti per lunga parte del percorso. Quindi particolarmente soddisfatti e contenti per avere associato il presente con il futuro. Quindi questa è la nota probabilmente più positiva. Ecco, il futuro, che ne sarà del futuro di Giuseppe Maggi? Ma adesso vediamo un attimino che ne sarà del futuro di Leonardo innanzitutto, della società Vispesaro, e poi su quello tracciare quello che sarà il futuro più probabile della Vispesaro che di Peppe Maggi. Io rimango un pochino alla finestra, aspettare quello che possono essere i giorni che verranno per capire bene quale possa essere il percorso più giusto. Però ecco, oggi c'è un pizzico di rammarico per questa sconfitta arrivata negli ultimi minuti, però probabilmente l'esperienza in campo non c'era. Abbiamo preso gol sull'ennesima palla inattiva, però ripeto, per me è stata una soddisfazione poter schierare anche oggi 7 under con 2 over che sono un 91-92 e tenere bene il campo e giocare tra l'altro anche bene per certi tratti, quindi la soddisfazione di schierare giovani e giovani di qualità che probabilmente anche il prossimo anno hanno le possibilità di fare un campionato importante nella Vispesa. Mister Gabbanini, missione compiuta. Sì. Immagino contento, felice. Sì, molto stanco, in questo momento stanco, che è stata una camminata lunga. Che mesi sono stati questi a Civitanova? Sono stati mesi intensi, diciamo intensi. Duri, però anche credo che abbiamo fatto, cioè quando sono arrivato onestamente c'era molto un ambiente molto difficile, quindi penso che adesso questa salvezza abbia ridato un pochino di speranza, adesso la palla passa tutto alla parte burocratica. Ecco, questo volevo chiedere, che ne sarà di prossima stagione? Sì, allora per quanto mi riguarda io avevo un compito, quello di salvare la squadra, quindi sono contento e onorato di averlo fatto e adesso la società programmerà tutto e guardiamo quello che succede.